Preparazione dello streaming dal vivo per riunione bla bla bla. Ok, oh bene, siamo in live. Ciao a tutti e benvenuti a questa chiacchierata. Io sono Francesca Di Martino di Edizioni Piuma e ho voluto chiacchierare, incontrare due illustratori per parlare un po' di illustrazione e di editoria. Qui con me, che ringrazio, ho Flavio Vi. Stavo dicendo Flavio Briatore, ma non è il caso. No, grazie. Flavio Rosati, scusa, che sono sempre contro le mie informazioni. Flavio Rosati, che è il presidente di Associazioni Autori di Immagini, Buongiorno. nonché fumettista, illustratore e anche un imprenditore del suo mestiere. E se vuoi raccontarci. Cosa intendi tu per imprenditore? Così ti fai un attimo conoscere. Perché è sempre interessante perché sulla pagina di Book Pride vengo indicato come fumettista e anche imprenditore, quando in realtà sono entrambe le cose, perché di base ogni singolo artista è anche imprenditore di se stesso. Nel mio caso poi ho aperto la mia piccola impresa, sono proprio un imprenditore nel mondo del fumetto, proprio in questa logica, quindi gestisco la mia attività come una piccola azienda. E sulla base di quello il mio prodotto che vendo è il fumetto, d'accordo? Quindi questo un po' è il concetto. Mi faceva ridere perché te ne avevo parlato, che questa distinzione che c'è stata nel mio caso sulla la mia biografia su Book Pride, fumettista e imprenditore, sembra un po' che io sia un po' fumettista per hobby e sia anche imprenditore. E invece non è così. Non è così, però lo sottolineo solo perché casualmente questo misunderstanding è anche la base dell'incomprensione del ruolo dell'autore come illustratore e fumettista globalmente. Il cui lavoro viene sempre percepito come un hobby. Che lavoro fai? Fumettista? Sì, ma davvero? Ma nel tempo, ma quello nel tempo libero, ma in pratica per vivere? Oppure Cos'è? per l'illustratore? Magari poi nell'arco della nostra Ne chiacchierata parliamo di parliamo. questo aspetto. E poi invece mi faceva piacere presentarvi Alessandro Manzella, anche lui socio nonché vicepresidente dell'Associazione Autori di Immagini ed è un grafico e illustratore, cioè quindi un professionista del mestiere, perché come hai detto tu, assolutamente è importante dare un po' la percezione che questo mestiere, cioè quello dell'illustratore, del disegnatore, del fumettista, perché poi ci sono tantissime categorie, è effettivamente un mestiere a tutti gli effetti e come ogni mestiere ha i propri diritti e i propri doveri. E io a questo punto lascerei ovviamente la parola a voi che di più ne sapete, ovviamente. Manzo, dimmi te, vuoi che faccia l'apertura quella pomposa e poi dopo do la ciccia vera a te? Dimmi, Ale. Facciamo l'apertura più pomposa possibile. Ok. D'accordo, ok. Allora, autore di immagini è l'associazione di categoria tra le più importanti d'Italia, per me la più importante, ma sono molto di parte, e ormai dagli anni 80. Prima come associazione illustratori, poi da 8 anni diventato autore di immagini, aiutiamo la categoria degli autori che creano immagini. Quindi si partiva prima in esclusiva con gli illustratori, in qualsiasi ambito, dalla scolastica, editoria ragazzi, magazine, pubblicità, marketing. Poi, appunto, negli ultimi anni abbiamo aperto le nostre porte a fumettisti, character designer, a chiunque crei delle immagini per campare. E in tutti questi anni noi diamo supporto dal punto di vista professionale, dal punto di vista burocratico, legale, a tutto tondo, sia ai nostri soci ovviamente, ma in realtà siamo un faro per tutta la categoria, quindi aiutiamo tutti. E, abbiamo un nostro statuto molto ferreo, che è la nostra guida, la nostra stele di Rosetta, che ci permette di gestire
la nostra vita professionale in ogni ambito e ci dà una mano su come gestire i rapporti con gli editori e con le aziende. E negli anni ci siamo evoluti, alti e bassi, e abbiamo seguito gli alti e bassi della società, gli alti e bassi della categoria e abbiamo sempre spinto al massimo con incontri dal vivo per fare portfolio review, corsi. Comunque abbiamo sempre cercato di avere un contatto diretto con membri della nostra categoria. In questi tempi difficili col Covid, ovviamente ci siamo buttati sul virtuale, su online, ma cerchiamo lo stesso sempre di essere un aggancio importante per dare una mano quando ci sono problemi nella relazione con l'editore, ci sono problemi quando non si riesce a sviluppare la propria professione. Quindi, autore di immagini è quel porto franco dove l'illustratore, fumettista, character designer, eccetera, può trovare respiro e può trovare anche un conforto, essendo un lavoro molto solitario in genere il nostro, diamo anche questo tipo di supporto. Ovviamente, il cavallo di battaglia nostro è la tutela del diritto d'autore, tra i tanti nostri cavalli di battaglia, però è quello che emerge. Come presidente io sono un po' il volto buono e cattivo, insomma, della nostra associazione, cioè quello che come ambasciatore va a trattare questi argomenti con gli editori, ma anche direttamente con gli autori. Alessandro Manzella, vicepresidente dell'associazione, all'interno dell'organigramma della nostra associazione, è il nostro referente per quanto riguarda la parte professionale, quindi è la prima fonte a cui i nostri soci, non soci, insomma, i professionisti non si possono abbeverare quando hanno un problema dal punto di vista contrattuale, legale, fiscale, non solo. Quindi Alessandro, lui in primis e poi gli altri autori, i nostri soci che danno una mano in questo tipo di supporto, lui riesce a coordinarli. Quindi adesso cederei molto volentieri la parola ad Alessandro per iniziare un po' il nostro chiacchierata odierna partendo da un principio che molti ignorano, ovvero il diritto d'autore, ma forse ancora prima si ignora cosa sia un autore. Perché partendo magari proprio dall'analisi di cosa sia un autore, da lì in poi si può il singolo può impostare anche il proprio percorso professionale. Era abbastanza pomposo, Ale? Va benissimo, Ok, perfetto. Spero di Cubi, capire. pomposo Cubi, dai. Ok, con questo vado. Ti passo la palla, Ale. Va bene, ok. Allora, visto che siamo in diretta concorrenza con la messa, che appunto, sono già le 11 di domenica, quindi il nostro più diretto concorrente al momento, faccio una piccola evangelizzazione su cosa vuol dire essere autori e autori di immagini, nel particolar modo. Allora, vi dico già che l'Enciclopedia Treccani dice che definisce l'autore chi è causa o origine di una cosa, un artefice, chi ha prodotto oppure chi ha prodotto un'opera letteraria, scientifica o artistica in genere. A noi ci interessa questo secondo punto. Il diritto d'autore è una norma legislativa che opera tutelando le opere dell'ingegno di carattere creativo, riguardanti le scienze, la letteratura, la musica, le arti figurative, l'architettura, il teatro, la cinematografia, la radiodiffusione e i programmi per il laboratorio e le banche dati. Sto leggendo la definizione dell'Enciclopedia Treccani. Qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, la tutela autoriale non soggiace ad alcun onere di deposito. Scusate, onere di deposito. In parole povere cosa vuol dire? Che io sono un autore di immagini e soggiaccio al diritto d'autore appena creo qualcosa. Non ho bisogno di andare all'ufficio brevetti e fermarla perché già la legge me la tutela in quel momento lì in cui la creo. Perché esiste il diritto d'autore quindi? Allora, il diritto d'autore, perché c'è bisogno di tutelarsi autorialmente quando io creo qualcosa? Perché questa esigenza viene sentita fortemente nell'Ottocento, facciamo l'esempio di Victor Hugo, che scopre che i suoi scritti diventano molto famosi e succede che
un editore X, che so, a Praga, prende il testo di Victor Hugo, lo traduce in cecoslovacco, lo pubblica e ci fa un sacco di soldi. E Victor Hugo non fa una lira. E non guadagna nulla da queste vendite delle sue opere, di roba che ha creato lui. Quindi c'è la necessità a questo punto di mettere dei puntini fermi, che se uno pubblica qualcosa che ho creato io, mi dovrà dare una minima parte, perché se no io muoio povero e non faccio più nulla, cioè non creo più nulla. Questa cosa perché succede nel 1800 e non prima? Perché Dante invece muore, ad esempio, famoso e venerato? Perché nel 1800 la letteratura è molto diffusa, sono molti di più lettori, pubblicare un libro è molto più semplice e quindi si perde quel contatto diretto fra autore e pubblicazione, che invece nei secoli precedenti non era necessario. Questo, la Divina Commedia, una volta che c'è il manoscritto di Dante, viene trascritto, ma quante copie vengono fatte? Non tantissime. E quindi c'è sempre un rapporto diretto fra autore e opera. Con l'industrializzazione e tutto quanto, invece, questo filo diretto si va a perdere. Figuratevi adesso che siamo in un momento storico particolare in cui un'opera creata a, oh, non so, a Cosenza finisce ovunque nel mondo. E non solo, potrebbe anche essere letta, boh, fate conti, da qualche astronauta in viaggio per la Luna, per dire. Quindi c'è una diffusione estrema delle cose e forse ci sarebbe anche bisogno, ma questo lo dico magari più per appuntamentare, di dare una rinnovata a questo diritto d'autore e renderlo più adatto ai nostri tempi, e magari pensare. Creando, insomma, provando un po' a stare dietro a quello che succede nel mondo moderno. Ora poi capisco che le priorità in questo periodo storico siano un po' diverse, ecco, su altri regimi, però magari questo ci appuntiamo per voi. Allora, cosa succede? Quindi un autore crea un'opera, la possiede lui, e quindi come fa a guadagnare da qualcosa che possiede solo lui? Vendendo dei diritti, quindi questi diritti vengono naturalmente diritti di pubblicazione di quest'opera che vengono venduti a case editrici e non solo, e quindi chi ha questi diritti di pubblicazione non possiede semplicemente non possiede l'opera in sé, ma possiede la possibilità di farla vedere in giro. Tutta la legislazione italiana basa su questo principio di una legge creata nel 1941 che è tuttora valida ed è ancora una buona legge, e su questa cosa qua noi agiamo come associazione, come autori di immagini. Noi non facciamo altro che chiedere a case editrici, ma anche agli stessi autori, di seguire quello che predispone la legge. Se io creo un'opera, ne sono il creatore e l'artefice, quindi la possiedo. Quindi quando andrò a contrattare con una casa editrice o editoressa, vendo semplicemente la possibilità a questa casa editrice di pubblicarla in giro. Il soldone è tutto qua. Noi come autori di immagine non ci rimettiamo a far altro che seguire quello che predispone la legge italiana. Quindi non è che siamo dei facinorosi rivoluzionari o giacobini, che vogliamo tagliare la testa a tutti. Semplicemente facciamo quello che ci dice la legge. Tutto qua. Poi ci sarà anche il discorso dei diritti morali anche, perché su quello alcuni ci marciano. Cosa intendi nello specifico? Raccontiamo un po' meglio questa cosa qua. Allora, i diritti morali sono sempre stabiliti dalla legge del numero 633 del 1941 e sono riassumibili in quattro punti. Adesso farò la figuraccia di non ricordarmi per bene tutti in No, elenco, vabbè, sennò ma in linea di massima, Ale, tranquillo. fondamentalmente prevedono che l'autorialità appartiene sempre all'autore, che l'autore ha il diritto di
ritirare la sua opera se viene in qualche maniera violata, tagliata oppure appare in contesti a lui non graditi. Prevede che ci sia. Scusate, adesso l'emozione di essere in TV alla Mike Buongiorno un po' mi sta un po'. Cioè, insomma, prevedono fondamentalmente che l'autore sia sempre presente in ogni passaggio in ogni passaggio commerciale dell'opera, che non si possa comunque violarla assolutamente. Ma per fare l'esempio più estremo, io mettete che faccio un acquarello bellissimo, lo vendo, vendo questo l'originale, proprio su carta. Io sono sempre considerato l'autore e devo partecipare, per legge, potrei partecipare a tutti gli scambi commerciali successivi a questa vendita. Per dire, se io lo vendo a Flavio e Flavio poi lo vende a Francesca per 100 euro, per legge io potrei avere una percentuale di questi 100 euro qua, di questo passaggio commerciale. Ok. Quindi, ed è E una poi cosa rimani che sempre assolutamente l'autore dell'opera, cioè la non si può, paternità. esatto, quindi non si può cancellare il nome di Manzella, cioè bisogna sempre, cioè è importante perché l'autore è sempre rispettato, quindi l'autore deve anche farsi sempre rispettare e quando legge i contratti deve assicurarsi che questo venga rispettato. E, tendenzialmente questo può, il problema nasce quando si ha a che fare per lo più magari con case editrici estere, che ne so, perché in Italia, come dice giustamente Alessandro, per legge, magari case editrici estere invece non hanno questo tipo di tutela e cercano quindi anche la cessione dei diritti morali. Quindi quando si ha a che fare durante le proprie relazioni di lavoro con gli editori bisogna tenere d'occhio anche questo aspetto. Sì, diciamo che è proprio il primo dei diritti morali, è proprio il diritto alla paternità dell'opera, quindi Esatto, proprio quello, paternità, sì. che vuol dire anche firmarla, tra parentesi, adesso è un corollario di questa cosa qua, però voi, cioè tutti gli autori e illustratori possono e devono, se vogliono, firmare la propria opera, non c'è legge che tenga, cioè non c'è contrattazione che tenga, per legge è previsto, poi sta al singolo autore se firmarlo oppure no. Però insomma è anche una cosa dato che diciamo le nostre opere ormai finiscono ovunque senza molto controllo, almeno poterci mettere la firma è una piccola tutela in più. Esatto. Certo, perché penso poi che c'è una parte del rapporto che si deve instaurare tra l'editore e gli illustratori che deve avere a che fare comunque col buon senso dell'utilizzo da entrambe le parti del materiale che viene fuori per essere commercializzato, perché comunque, e qua apro un po' il dibattito dall'altra parte della barricata, no? Infatti era bello questo confronto proprio in questo senso, perché tante volte l'editore, vabbè, nella mia piccola esperienza fino adesso, sicuramente quando si accompagna un libro con illustrato per dire o comunque delle copertine, eccetera, è chiaro che poi l'immagine della copertina deve andare dentro il flusso della comunicazione, perché io devo fare vedere, no, tutta la parte, devo far vedere il prodotto per essere venduto e quindi poter guadagnare sia la casa editrice sia anche l'editore di risulta con i propri diritti. Quindi è chiaro che poi a un certo punto questa gestione deve dare visibilità all'autore. Ci sono per esempio delle accortezze, delle cose, oppure per esempio un editore si può sentire libero di poter usare in questa parte di filiera, quindi no, come dire, la comunicazione, ecco, del prodotto, del libro, dell'immagine, si può sentire libero di poterla farla vedere o no? Vi faccio delle domande proprio, magari curiosità, ecco, che tante volte magari non si. Cioè, basta per esempio per dire se
se c'è la copertina su Facebook con un libro che è uscito in questo momento, è chiaro che l'editore prenderà la copertina e la farà vedere, quindi basta semplicemente mettere il copyright dell'illustratore, cioè è una buona educazione o anche no, cioè non lo so, ecco, magari ci sono delle cose che è bene fare, ecco. Vai Ale. Ma la cosa che è assolutamente bene fare, ed è sempre meglio fare, è parlarsi. Perché qui la cosa, secondo me, la cosa anche più semplice da fare è questa, ci si mette d'accordo. Secondo me, se un autore cosciente dei suoi diritti, un editore cosciente di quello che vuole fare, semplicemente si parlano, poi da un punto di vista di quello che si può fare, lo si butta giù contrattualmente. Negli ultimi contratti che ho firmato, ad esempio, c'è sempre scritto che do il consenso per la pubblicazione sui social delle immagini in modo tale da fa che faccia parte, insomma, della comunicazione del progetto. Però lì sì, poi naturalmente ogni comunicazione dell'eventuale copertina che ho fatto, quando c'è la comunicazione sui social, ci verrà taggato, insomma, ci sarà scritto in qualche maniera il mio nome, quella di conoscibilità va chiesta ed è giusto chiederla, ma poi appunto, secondo me, si raggiungono, nel senso, si raggiungono sempre degli accordi fatti Si raggiungono degli accordi fatti bene quando si è semplicemente tutti tranquilli, si sa cosa si vuole ottenere, si sa che cosa si può chiedere, e poi quello, cioè, secondo me, più di tanto non ci sono dei limiti particolari, ecco. Poi, beh, c'è sempre la legge, ecco. Se tu, cioè, nel senso, se poi la mia copertina finisce su un libro che inneggia al nazifascismo, magari mi No, fermo quello un spero attimo. si sappia Mi già da chiedo prima, di uscire. insomma. Il discorso è, come diceva Alessandro, nero su bianco. Nero su Nella bianco. fattispecie, io lavoro per te, Fra, quindi illustrazioni interne, illustrazione della copertina. Nel contratto si va a definire che il materiale prodotto per il libro può essere utilizzato per la promozione e eventuale disegni aggiuntivi che possono servire per il marketing e per la comunicazione, quelli vanno pagati, d'accordo? Quindi bisogna fare questa distinzione. Qualsiasi altro tipo di lavoro aggiuntivo che l'autore va a fare per la strategia commerciale del libro, quelli vanno pagati separatamente rispetto al lavoro che viene creato per l'opera stessa. Cioè, nel senso, se tu devi fare un ritaglio della copertina in maniera quadrata per il format di Instagram, quello dovrebbe essere all'interno del contratto del materiale che viene fornito per l'opera. Ma invece, se viene chiesto all'autore un disegno apposta per la pubblicità di qualsiasi ambito, televisivo, online, lì invece va pagato. Perché è Certo. qualcosa che esclude il prodotto stesso che verrà poi commercializzato. Quindi proprio l'ABC, dico questo perché nei vari confronti che ho avuto nel corso degli anni con editori e con professionisti e giovani talenti, emerge sempre di più negli ultimi anni la problematica dei budget che vengono messi a disposizione degli autori per il marketing. Cioè, parlando delle enormi case editrici, no, Sicuramente non è il mio caso. ma è diverso perché poi rispetto ai livori, facendo una distinzione tra piccole case editrici, medie e Sì? enormi, le strategie commerciali di marketing sono diverse. Nell'ordine per Assolutamente. cui l'editore piccolo può avere pochi titoli, allora anche per le campagne marketing ci mette più attenzione, anche con budget bassi, però ci si inventa nuove strategie per avere successo. Nelle grosse case editrici, le tempistiche e i soldi messi a disposizione per fare campagne marketing per i propri titoli sono sempre di meno. Quindi a volte questa operazione viene lasciata addirittura agli autori stessi. È un meccanismo un po' perverso degli ultimi anni, in cui ogni tanto gli autori si trovano persi, ovvero non sono seguiti in questo ambito del marketing. Tutto questo va
messo nero su bianco sui contratti. Sì, quindi Quindi sì. l'autore, oltre al discorso di diritti morali, di diritti canonici delle proprie opere, deve prestare attenzione anche a questo, cioè il rapporto editore-autore va sviscerato sotto ogni fronte, ivi compreso lato marketing, quindi che tipo di campagne marketing devono essere fatte sulla propria opera. Anche lì è un confronto aperto tra editore. L'editore può arrivare da poco, Assolutamente. però basta che sia messo nero su bianco per non avere problemi. Come va messo anche il numero di tiratura, va indicato anche la tiratura dell'opera. Perché se io, autore, guadagno su una percentuale della copertina, è giusto che io sappia Quanti? quanto vuole investire su di me l'editore. Quindi è giusto che venga indicato anche la tiratura. E Certo. è sempre un discorso di trasparenza. Più è trasparente il rapporto, più l'autore si sente sicuro e anche l'editore. Quindi si evitano sorprese. Bisogna proprio evitare che ci siano sorprese durante il rapporto di lavoro, perché questo rapporto di lavoro in teoria dura per gli anni della cessione dei diritti. Quindi anche Esatto. qui, nero su bianco, va indicato gli anni di cessione dei diritti, 5, 10, non oltre, direi. Io sono tra quelli, ma è la mia, io di Flavio, ripeto, il pensiero di Flavio che oltre 5 non avrebbe fatto. Però si rientra tra i 5 e i 10, 10 per legge. Andare come cessione oltre 20 anni, 25 anni, 30 anni. Sì, perché poi andiamo anche lì, per esempio, da questa parte, no? Del tavolo. Questo è un discorso giustissimo, però che secondo me deve anche tenere conto forse sempre dell'interlocutore, per cui sicuramente c'è un rapporto diverso con i grandi editori, medi editori e piccoli editori, perché banalmente i grandi editori con la capacità che ha la struttura, chiaramente il libro ha una durata inferiore perché tendono a pubblicare tanto e quindi nel catalogo oltre un 3, 4 anni, 5 anni, appunto, poi viene. Mentre invece, per esempio, se andiamo a lavorare con editori piccoli, per cui pochi titoli, probabilmente quel titolo in catalogo impiegherà più tempo, no? La fetta di tempo si allunga. Per cui il libro ha una necessità di vivere più a lungo, per cui secondo me anche questo rientra nel paniere. Ecco, forse stiamo cercando di raccogliere delle informazioni da mettere dentro un paniere per chi poi va in cerca di lavoro con editori. Sicuramente è avere una buona coscienza con chi io mi rapporto, cioè io devo assolutamente capire il mio interlocutore, devo conoscere il mio interlocutore, quindi devo avere l'elasticità di sapermi rapportare. Secondo me questo è un valore aggiunto del professionista. Assolutamente. Anche qui, andando sul mondo empirico, quando come autore di immagini noi offriamo servizio di portfolio review durante, che ne so, la Fiera di Bologna, la Lucca Comics ed altri eventi live, ora non più live, ma sempre di più Chiaro. online, almeno per i prossimi anni, quello che noi vediamo è che molto spesso i ragazzi, quando preparano delle portfolio review da mostrare agli editori, non hanno in maniera precisa in mente a chi rivolgersi, D'Agostino, Esatto. Mondadori, Edizioni Piuma, cioè non studiano, non hanno la mission di studiare bene l'editore di riferimento a cui vogliono puntare. Questo è un danno perché usano la famosa strategia giapponese del ndokoyo koyo, cioè io preparo un portfolio che io reputo adatto per N editori, se non infiniti editori, quando invece è rischiosissimo questo tipo di strategia. Perché se io propongo, ho un certo tipo di stile, che ne so, fammi presente, che ne so, ho uno stile tipo Paolo Daltan, è inutile che io possa provare a mostrare le mie opere ad una casa editrice che fa fumetti.
perché al momento attuale lo stile di Paolo Daltan, che è l'imperatore degli illustratori, non è in linea con lo stile che c'è adesso, perché ne so, per le graphic novel, d'accordo? Oppure, se io propongo, ho un mio stile che è molto adatto per topi pittori, non è detto che il mio stile per topi pittori sia adatto per la linea giovani di Giunti, perché Giunti segue tutto un altro filone, un altro trend. Quindi il discorso che fai te è un bagno di realtà che il singolo autore deve fare, cioè devi vedere cosa è in grado di fare adesso, cioè ottobre 2020, il mio stile è così, ho questo tipo di approccio al lavoro anche, quindi su come sono fatto io adesso, qual è l'editore migliore per me che può assicurarmi di essere pubblicato con le maggiori probabilità? Questo è un po' il fatto, devi proprio avere questa concezione e poi su questa base andare a contattare nelle varie fiere oppure anche contattando gli art director sui canali social o con altri strumenti che può essere anche il nostro annual che, di autore di Certo. immagini, che è un altro strumento mediante il quale un autore può proporsi per avere un lavoro. Cioè, l'importante è capire bene dall'altra parte, dall'editore, cosa vuole, qual è la strategia che questo editore ha nei prossimi anni, nel prossimo lustro, capire se è adatto al proprio stile, alla propria opera di ingegno, e poi allora lì può avere ottime possibilità per trovare un lavoro. Da qui in poi scatta poi quell'altro tipo di consapevolezza che è legato alla conoscenza dei propri diritti, esigenze dell'editore. Quindi, come dici te, si va a trovare un punto d'incontro per soddisfare entrambe le parti, ben sapendo quali sono i limiti di legge e quelli vanno sempre rispettati. L'altro elemento essenziale è che non si lavora mai gratis, altra cosa essenziale, che io parlo con te e so benissimo la persona che ho di fronte. Ho in mente anche altri editori che propongono benissimo lavori gratuiti. Quindi, capendo anche che questi tipi di meccanismi perversi non vanno fatti, quindi la consapevolezza dell'autore è quello di mantenere la propria professionalità senza fare sconti che vadano a deperire il proprio lavoro, andando incontro alle esigenze dell'editore che ha un suo budget, ha una sua politica per quanto riguarda la pubblicazione dei libri. E una volta che si trova al punto di incontro, si mette tutto nero su bianco. Nero su bianco vuol dire che si scrive sul contratto benissimo qualsiasi cosa in maniera iper, super dettagliata, per non avere brutte sorprese, sempre avendo come cartina tornasole la legge sui diritti d'autore, perché quella comunque aiuta anche l'editore, perché se l'editore rispetta quello, evita di avere problemi poi in futuro con avvocati, capisci, insomma. Poi, Certo, un'altra certo. cosa che sul discorso che facevamo prima sulla cessione dei diritti d'autore, vivendo in tempi fortemente mutevoli, in cui tutto sta cambiando alla velocità della luce, Sì. e vedendo anche che un editore è costretto a macinare titoli su titoli anche nuovi, o meno, questa è un po' la strategia che c'è adesso, cioè buttare sul mercato sempre più titoli. Qui bisogna allora capire questo meccanismo, ovvero inserire nel proprio contratto la possibilità ogni tot anni, tipo se io cedo a te la mia opera per 10 anni, ipotizziamo, quindi io credo in te, casa editrice, e so che tu hai bisogno di questo periodo Esatto, per macinare col titolo, mi si mette però nero su bianco che ogni 2 anni, ogni anno, ogni 2 anni, ci si rivede per risistemare il contratto. Cioè, dobbiamo essere onesti e rivedere, dire che ogni 2 anni io ti cedo la mia opera per 10 anni, oppure io credo in te, addirittura lo faccio per 20 anni perché io amo la tua casa editrice e credo in te e abbiamo un contatto stretto, però ogni 2 anni noi, cioè periodicamente, Si rifà il si punto. rifà il contratto, si rifà il punto, si rifà il contratto, si vede bene che quali sono i diritti maturati, quindi poi andrebbero trasmessi l'autore periodicamente ogni 3 mesi, cioè comunque
Bisogna avere l'onestà Questa cosa intellettuale. tu la fai all'anno per avere una, diciamo, un quadro effettivo di come sta andando. Perché, per esempio, scusa se ti ho interrotto, però mi No, no, no. apro un'esperienza, ecco, ti riporto la mia esperienza in questo senso. Molto spesso quando il libro prende vita propria, è proprio un bel percorso. Abbiamo costruito il libro, l'abbiamo stampato, quindi l'editore fisicamente lo dà al suo distributore, il distributore poi lo smista alle librerie, le librerie finalmente mettono, si spera, in vetrina il libro e poi da lì parte l'attesa che qualcuno entri o vada online e compri il libro. Nel frattempo che questo accade, poi quindi il ritorno che ha l'editore trascorre molto tempo. Ecco, tutta questa Certo. filiera macina tempo e quindi è corretto che le informazioni di ritorno avvengano dopo N tempo, quindi ci vuole effettivamente un anno per capire anche l'editore se sta andando o non sta andando, e quindi proseguire in questo percorso. E su questo discorso si collega allora l'anticipo che si dà all'autore. Esatto. È corretto, secondo me, che fino a un certo punto va sempre nelle capacità dell'editore, no? Ovviamente del proprio budget. Dato che l'editore è l'imprenditore del momento, imprendere significa anche investire. Sì. Io ho creduto in questo progetto, investo, quindi per la produzione c'è una parte di budget che va nella parte pre-produzione, okay, perché nessuno campa Certo. di aria, e poi da lì, secondo me, poi è corretto dare degli step rispetto alle copie vendute, no? Certo. Banalmente. Sono tutte piccole cose, piccoli dettagli che permettono di non creare poi incomprensioni. Certo. Posso inserirmi un attimo, infatti, perché io ritornerei un po' a quello che si diceva prima. Spesso l'illustratore non è consapevole di tutti i meccanismi di produzione del libro e spesso l'editore non è consapevole di come lavora quell'illustratore lì. Quindi Certo. se si raccontasse un attimo, nel senso che io editore ti racconto tutto il sistema di produzione, spesso l'editore lo fa, devo dire. Ma allo stesso tempo l'illustratore ti dice: guarda, io non lavoro in digitale, io faccio gli acquerelli come si faceva tradizionalmente, quindi mi serve tot materiale, tot tempo, tutto quanto, e ho una tot spese così, quindi è per questo che io ti faccio questo prezzo qui. E ci si racconta con consapevolezza ognuno proprio come funziona il proprio lavoro, si chiacchiera tranquillamente e si porta e si mette sul libro e si porta a casa il libro. Questo secondo me è una cosa che è il grandissimo vantaggio che hanno i piccoli editori, quello di potersi comunicare. Se io lavoro con un grandissimo editore, purtroppo non ho quasi mai ho il numero di telefono del signor Einaudi o Tipperesco, che magari anche mi risponde da lassù, diciamo. Sì, te lo Però stavo per dire, tipo più su una seduta spiritica. gestisce ancora, probabilmente. Sì. Con un piccolo editore, io per la mia esperienza, ci sentiamo, parliamo di quello che sta succedendo, delle mosse che abbiamo preso. Cioè, secondo me, avere un rapporto sereno e pacifico deve iniziare fin da subito. Bisogna avere remore a parlare e bisogna essere comunque Perché? rispettosi e, come dicevi tu, se arriva qualcuno e mi presenta il portfolio, deve essere abbastanza rispettoso da conoscere almeno la mia idea di editoria che voglio proporre al mercato. Ma sì, perché poi succede questa cosa che se arriva un flusso di persone che giustamente fanno vedere il loro lavoro, e il flusso è tantissimo. Poi succede questa cosa, questo difetto di fondo, o che non hanno nessuna risposta,
no? Perché poi non c'è più il tempo di rispondere ed è un'occasione mancata, nel senso che se un editore più o meno, come ti faceva, c'è che fa delle pubblicazioni raffinate, astratte, complicate, è chiaro che se gli arrivano un flusso di portfolio di illustratori che sono molto figurativi, molto che più vanno verso un'area commerciale, molto, molto diversi, non avranno mai la risposta. E quindi perché sprecare quell'energia, no? Da entrambe le parti? Perché banalmente se poi arriva ti devi scaricare i file, hanno un peso, cioè si macina veramente energia buttata al vento. Quello secondo me è uno spreco di tempo che deve invece avere un valore. Questo valore per me si traduce nella professionalità, per cui se io più sono consapevole della mia professione, da entrambe le parti, no? Ovviamente io parlo così. Si migliora la filiera, si migliora tantissimo, perché a quel punto se arrivano 100 e tra quei 100 c'è quell'illustratore che è giusto e per questioni di tempo non si arriva più a guardare e ad aprire tutte le mail, quell'illustratore giusto è perso. Cioè, fisicamente è per quello che avviene, almeno in questa parte qui, quindi sono assolutamente contenta, ecco, di aver avuto questa chiacchierata con voi perché, cioè, a me piacerebbe, ecco, che l'associazione formasse di più la visione di questa professione, soprattutto a tutti i ragazzi, che peraltro io trovo sempre più preparati dal punto di vista del presentarsi perché mettono le informazioni nel modo giusto, mettono i link corretti, cioè anche questo fa di una se a me arriva una mail leggera, ci sto un attimo ad aprirla, se ho una mail con delle cose che pesano un'infinità, delle immagini, cioè devo scaricarle, devo aprirle, cioè Brava, mi brava, brava. Francesca, su 10 mail che ti arrivano, quelle fatte bene, quante sono? adesso difficile 10. di però 4, 6. no, cioè a me mensilmente mi arrivano un'ottantina di mail, per cui in quell'ottantina ho un 80% di persone che non hanno capito lo spirito della casa editrice, Ok. quindi già capite tanto. Poi ci sono anche in quell'80%, però vedo che molti, e soprattutto i giovani, secondo me è giusto formarli, hanno le potenzialità giuste perché sono più immediati, probabilmente nativi digitali, tutto quello che ne consegue, hanno una dimestichezza con i mezzi fantastica, per cui vedo già che hanno i loro portfolio online nei vari social di riferimento e quindi okay, sono più da formare, secondo me, nell'altro pezzo, nella conoscenza dell'interlocutore, ecco. E invece altri che arrivano con delle informazioni insufficienti, per cui sono banalmente immagini dei loro schizzi, quindi non riesco a capire la potenzialità che mi metti sul tavolo. Ora, io sono appunto uno tra tantissimi colleghi bravissimi che fanno questo mestiere da più tempo di me. Però immagino che nelle case grandi, medie, piccole, ecco, tutta questa parte qui finisce proprio nel vuoto, no? Per cui c'è questa cosa sgradevole di non finalizzare dei dialoghi, no? O di scoprire comunque dei soggetti interessanti, dei progetti meritevoli. Oppure, ecco, la cosa poi di affidarsi continuamente a dei filtri che
che sono magari delle agenzie che giustamente già formano delle e danno poi maggiori canali, eccetera. Però questo appunto non vuol dire che un illustratore che si vuol mettere in questa filiera è matematico che trovi effettivamente un risultato immediato al proprio lavoro, al proprio progetto. Quindi bisogna tentare e da tutte le parti e aprire assolutamente più il dialogo. Però ecco, secondo me bisogna insistere, cioè almeno per chi lavora nelle fette di mercato di indipendenza, di essere piccoli, quindi infatti in un certo modo il tempo diventa una cosa assolutamente preziosa. Preziosa perché è quello che decide poi alla fine, no, il flusso che passa. Ecco, per cui se ci si mette con più qualità, con più consapevolezza, quel tempo lì è migliore, vengono fuori cose migliori, soprattutto appunto nei vari settori. Io penso questa cosa qua. Sì, io credo che appunto spesso un step culturale da fare che devono fare gli autori per primi è quello di capire che devono, se vogliono fare questo lavoro qua, devono capire che è un lavoro che bisogna agire da professionisti, che non può essere un hobby agire da professionisti. Capisco che non è immediato come step culturale perché è sempre visto un po' il disegno come una cosa artistica, quindi per certi versi fuori da determinati schemi o diciamo una cosa quasi anticapitalistica. Però purtroppo se vogliamo fare questo lavoro qua, ci piacerebbe farlo e viverci, dobbiamo renderci conto che bisogna agire veramente in maniera molto, tra virgolette, imprenditoriale, capire che sia qualcosa che si vuole vendere, che non è l'opera in sé, come dicevamo prima, ma i diritti di pubblicazione, ritorno al discorso iniziale, e che questa cosa va fatta seguendo certe determinate regole e approcci, insomma. Assolutamente. Siamo una sorta di negozio di noi stessi in cui in qualche maniera arrivano i clienti, che sono gli editori, ma non solo gli editori, il campo è molto più vasto di quello che possiamo solo immaginare. Il disegno effettivamente ha talmente tanti punti in cui può essere utilizzato e venduto che non è neanche, come dice sempre Flavio, adesso l'anticipo un attimino, magari c'è una cosa che vorrà dire lì dopo, il disegno può essere applicato ovunque. Ci sono campi più remunerativi, meno remunerativi, ma magari che ci danno più gioia, come i libri e i fumetti, però magari ci danno una pagamento anche semplicemente di spirito che magari ci ripaga anche di prendere tante ore dedicate. Cioè, poi ognuno faccia le sue scelte, però appunto se vogliamo trasformarlo in un lavoro dobbiamo tenere semplicemente conto che il giorno dopo dobbiamo mangiare, pagare l'affitto, Esatto. fare quelle noiose cose pragmatiche, ma che ci permettono poi magari di affrontare un altro lavoro il giorno dopo, un altro nuovo libro, un nuovo fumetto, un nuovo visual, tanto che insomma, se siamo professionisti cerchiamo insomma di trovare la maniera giusta di vivere e lavorare insieme. Esatto, infatti cioè, questa cosa mi piace tantissimo, l'idea di pensare di finalmente l'opportunità di un dialogo, cioè, secondo me, soprattutto per chi appunto è piccolo, c'è più tempo per parlare e fare le cose meglio. Perché tanto c'è già chi lavora e fa le robe di massa, no? Per cui quella cosa lasciamola così e invece noi si può lavorare andando più con una gestione più curata del dialogo, del buon senso,
e di una visione che poi porta alla pubblicazione, ecco, del progetto, perché è bello poi a un certo punto che ci sono dei progetti che magari crescono e nascono nel team del confronto con l'editore, no? Per cui anche beh, succede anche quello, secondo me, laddove ci possono essere delle indicazioni, ecco, da entrambe le parti, quasi per osmosi, per cui se hai quell'idea lì, quel progetto lì, quella cifra lì, questa cosa magari si può prendere nuove strade, può evolversi e diventare anche meglio. Ecco, quindi questo, sono molto contenta, insomma, di aver chiacchierato con voi. Mi sento un po' più arricchita, con le idee un po' più chiare, ecco, su questa cosa qua. Non so, adesso anche voi cosa ne pensate? Io penso che comunque un editore di piccole e medie dimensioni abbia anche lui un forte investimento personale su quello che crea. E come per un illustratore, quando si vede cassare un'illustrazione che ha fatto perché è brutta o non adatta, e ci rimane male perché non è lavoro, sì, però hai investito anche molto del tuo per farlo. Io penso che se su questa strada qua, che se tutti crediamo in quello che stiamo facendo, che vogliamo raggiungere tot risultati, a quel punto le strade sono aperte. Io preferisco tantissimo le realtà più piccole, perché c'è questo rapporto di fiducia anche su quello che si fa. E penso che sia la cosa, il valore aggiunto di cose fatte invece semplicemente per riempire degli spazi di mercato o degli spazi di teoria. Ci sono logiche diverse, sono proprio logiche diverse, perché c'è proprio anche l'utenza è diversa, se poi pensi comunque alla fine chi poi fisicamente premia il fatto di comprare quel libro lì, perché ci sono appunto delle nicchie che devono essere valorizzate. Quindi non avere poi l'angoscia, la paura che si sta ragionando a volte su numeri piccoli, perché chiaramente poi c'è questo, secondo me, c'è questo vizio di fondo, numeri piccoli uguale grande situazione un po' sfigata, no? Invece no, cioè si fanno numeri piccoli perché chiaramente magari quella nicchia lì non è composta di grandi numeri. Però poi torniamo sempre al discorso che se la storia, se il prodotto, se l'immagine, se la copertina, tutto quello che vuoi, è fatta con i tempi giusti, con le riflessioni giuste, eccetera, sicuramente avrà un tipo di lettura che è mirata con obiettivo a quella nicchia, però magari si può aprire, perché se una cosa è fatta bene, punto. Fra, tu hai detto per me una frase una parola che sarà sempre più importante nell'immediato e nei prossimi mesi. C'è il discorso di nicchia. Per me, come intrattenimento, perché alla fine i libri rientrano nel grande mondo dell'intrattenimento, ovvero di come le persone usano il proprio tempo libero. All'interno di questo calderone ci sono libri, fumetti, ma c'è anche Netflix, c'è anche Prime Vision. C'è quindi film, ci sono i videogiochi, quindi i libri entrano all'interno di questo grande calderone, affiancano o a volte sono in concorrenza con Netflix, quindi con queste grandi forme di intrattenimento. Il discorso della nicchia sarà sempre più preponderante perché dalla singola casa editrice al singolo portale di streaming o alla stessa casa di creazione di videogiochi. Si andrà sempre più focalizzando su creare la propria nicchia, d'accordo? Di fedeli che potranno assicurare forme di guadagno continue ai creatori di contenuti. Quindi, per quanto riguarda le case editrici, per assurdo, forse sono già predisposte a questa nuova logica di mercato che sarà sempre più preponderante.
Quindi la base del rapporto di fiducia tra autore e piccola casa editrice è essenziale per affrontare la Esatto. realtà che sta per esploderci nelle mani. Cioè, però è assurdo, immagino che la forma, quella adesso, quella principale di pagamento per fruire di un contenuto è l'abbonamento. D'accordo? Io prevedo che anche per le case editrici sarà sempre di più legato a quello, cioè un singolo lettore, invece di pagare un libro, pagherà un abbonamento annuale a una casa editrice. E questo sarà una nuova forma di, non so come dire, di mercato per la quale una casa editrice andrà a costruirsi, ma da abbracciare la propria community, che sarà sempre ancora più interessante il fatto che io, autore, e tu, casa editrice, si copri insieme in trasparenza e in rispetto delle singole parti per creare un contenuto adatto alla nostra nicchia, che spende soldi e tempo all'interno del proprio tempo libero. Quindi Una bella luce. credo che andremo verso questa direzione e le case editrici di piccole dimensioni avranno nuovi spunti di riflessione e nuovi spunti per esistere. Quindi tutto quello che per me abbiamo detto oggi è in linea con quello che sarà il mercato a breve. Quindi allora spero che ci sia presto un nuovo confronto e vediamo a che punto siamo arrivati. Quindi vediamo di ritrovarci ancora più avanti. Il nuovo spunto per me deve essere come le case editrici debbono inventarsi nuovi sistemi per creare le proprie nicchie. Tipo servizio abbonamento, per me è una di queste risposte. Tipo te, ti ripeto, che fai un servizio di abbonamento delle tue opere per le persone, i lettori tuoi di riferimento. Penso che confronti con i lettori debbano andare verso questa direzione, visto che viviamo in tempi nuovi, talmente mutevoli, dove vediamo trasformazioni epiche, che ne so, un esempio al di fuori del mondo editoriale, il cinema che stanno andando verso l'ennesima chiusura, quindi al momento spariranno ancora per un po', dando ulteriore spunto ai servizi di streaming. Questi modelli in verità sono riferibili anche ad altri modelli. Già nei videogiochi c'è il servizio dell'abbonamento. Non vedo perché questo non possa essere un nuovo canale, un nuovo sistema per permettere alle case editrici di esistere e le stesse autori di esistere. Quindi, ti ripeto, per me le case editrici, quelle più autonome, sono in linea per far fronte anche al problema del Covid. Cioè la penso positivo su questo. Bravo, bisogna pensarla positiva. Sì, ma Ascolta, ci credo fortemente. magari sicuramente ci sarà da parlare di questa cosa. Io ho visto che l'ora l'abbiamo già bruciata tutta, l'ora a disposizione, quindi a questo punto io vi ringrazio. Magari ricordate se ci hanno sentito degli illustratori, eccetera, come arrivare da voi a prendere le informazioni Vai, con i Manzo. vostri. Allora, per qualsiasi cosa l'associazione è aperta a tutti, soci e non soci, basta scrivere a info@autoridimmagini.it e vi risponderemo in brevissimo tempo. Ma i tempi di risposta sono veramente brevi, siamo molto allenati e abbiamo fatto un sacco di piegamenti, squat e flessioni per essere il più agili possibile nella risposta. Quindi scriveteci, diteci i vostri problemi, i vostri dubbi, così, e vedremo consigli o comunque un'amorevole pacca sulla spalla se siete fatti Esatto, disperare. e poi c'è il sito www.autoredimmagini.it per tutte le informazioni necessarie per capire un po' il nostro mondo. Invece io ricordo, se, per chi non conosce Edizioni Più, ma che è praticamente piccolina, mi sto facendo le ossa, quindi sono così con questo spirito di leggerezza e incisività che mi hanno definito un po' così, quindi mi fa piacere. E se chiunque voglia vedere i nostri libri sono a www.edizionipiuma.com. Ragazzi, grazie e speriamo a presto. A presto. Ciao! Ciao.